cancella la tristezza, va a bailar la fancy dance. Francio Spagna, perché se magna, e dopo il ballottaggio ballottia la Frenzy Dance. E buonasera! Basso. Mi dici che grido troppo, no, che no, spacco no, le casse, no. Non solo le casse. Buonasera! Adesso sì che ti riconosco, vedi, mi stava male l'altro l'orecchio. Te l'ho sturato. Giovedì 18 gennaio 2024, diario di bordo di una giornata pregna di significato. Mi aspettavo mi salutassi col braccio alzato, eh? No. Ormai è sdoganato. Non è più reale. Bisognerebbe fare chiarezza, cioè bisognerebbe avere l'intento qual è. Esatto. Bisogna fare un'introspezione. Esatto, quindi la Cassazione a sezioni unite ha detto che il saluto romano fatto in occasioni commemorative non è reato. Potrebbe essere reato se in quell'occasione col saluto romano poi tu poni in essere l'intenzione di ricostituire il partito fascista. Quindi vai a indagare nella mente, nella mente di chi parte. Vabbè, un processo alle intenzioni, diciamo, è un po' salomonica, un po' non lo so come definire, all'italiana, c'è cioè un colpo al cerchio, un cerchio bottismo, sezioni unite, la Cassazione, sezioni unite, non vabbè. È una sezione, a sezioni unite, vabbè, però stanno col vento in poppa, perché hai visto, quindi adesso fatto fuori anche Solinas, è vero? Mamma mia, ma com'è? Cioè, hanno messo, cioè, come è successo? Io ho letto la notizia, Truzzo candidato sindaco, presidente della regione. Dopo le indagini, inchieste. Ma perché oggi è uscita la notizia che Solinas appunto è sotto inchiesta perché doveva... Era uscita già... Già ieri, no? Ieri, oggi, vabbè, insomma, hanno dato ragione a chi dice che è la giustizia orologeria. Ma non è che sia lo stesso della Lega. La stessa. In modo da togliersi il problema. Di che hanno accusato Solinas? Che cosa? Il giornalista. Ma non è il giornalista. Vabbè, non interessa. Cioè, ma tu che sei un degno erede di Travaglio, un travaglismo. Noi diciamo soltanto che è stata una giustizia a orologeria. Hai capito? Il dato politico ci interessa. Il dato politico, vabbè. Non ce ne frega niente. Possono accusarlo di... Non è... Di qualsiasi cosa. Esatto, perché è arrivato oggi e non ieri, l'altro ieri, domani, dopodomani, questo è il concetto. Vabbè, ma allora qualsiasi accusa va, cioè l'avessero accusato di aver fatto il saluto romano, comunque era un... Non conta il concetto. Il momento, esatto, conta il momento. Esatto. Mi hai quasi convinto, insomma, ti sei arrabbiato sugli specchi, si è sentito sugli specchi per poter giustificare che non sapessi qual è l'accusa, la lettura politica. Questo è come quando uno non sa di che cosa parlare, dice è un aspetto politico, esatto. È un progetto politico, è tutta la politica. L'aria fritta del mondo sta in quell'aggettivo, politico, benissimo. Precisamente. Detto tutto questo, di che parliamo oggi? Allora, dobbiamo tornare a Davos. Ancora? Dove stanno i ricconi. Siamo andati. No, noi non siamo andati. Abbiamo mandato Giorgetti, il quale Giorgetti è andato lì a convincere i grandi finanzieri del mondo a ricomprarsi... I BTP. È sempre quella, la solita storia. Ora... lì è stata definita, diciamo, un consesso inutile, una seduta spiritica dei ricconi. La domanda qual è? Cioè, ci dobbiamo preoccupare di che? Per il fatto che ci sia andato e magari abbia convinto, non li abbia convinti, o che ci sia un mare magno di debiti che nessuno si ricomprerà nemmeno a Davos. Cioè, qual è la preoccupazione che noi dobbiamo avere? Mi hai fatto ricordare quello che diceva: si noterà di più se vado o si noterà di più se non vado. Giorgetti ha detto che ha pensato che si notava di più se andava.
Certo, avesse parlato di qualcosa di meglio, piuttosto che andare col cappello in mano a dire per favore ricompratevi i nostri BTP, ricompratevi i nostri BTP. Poi che il mare magnum del debito sia un mare magnum è acclarato. Non tutte le colpe sono di Giorgetti e di questo governo, ma io le ascriverei al miglior presidente del Consiglio della storia della Repubblica Italiana. Quasi che... Che cosa? Non gradiamo, non abbiamo apprezzato gli sforzi. Gli sforzi! Durante il lockdown e tutto ciò che ne è venuto. Ha preso quanti miliardi di miliardi di miliardi di euro che si vanta che aveva preso i soldi del PNRR finché c'era stato 100, 200, 300, finché c'era stato lui 140. Non era riuscito a scrivere una carta di come li doveva spendere, però lui si vanta. Va allora, bene, a Davos abbiamo messo sulla croce. D'altra parte. Però hanno parlato pure dell'intelligenza artificiale a Davos, giusto? Sì, ha detto può essere pericoloso, può essere un problema. No, allora si è parlato del tema delle diseguaglianze. A Davos le diseguaglianze, poi e che ne so, di no, ma lo so le diseguaglianze, io ti ho detto quello che mi interessa. Le tasse per i super ricchi. A Davos ne hanno parlato. Perché lì vanno solo i super ricchi. Hai visto che mo c'è la tassa piatta per Google e così via, la sai, no? Pure in Italia. Finalmente. Pure Airbnb. Il tuo amico Airbnb, il signor Airbnb, ha fatto l'accordo adesso con... però sui suoi ricavi pagherà il 15% di tassa piatta, quindi sui suoi ricavi generati in Italia. Bene, quindi siamo contenti. Siamo contenti finalmente. No, perché tu, super ricchi, mi hai fatto venire in mente le grandi multinazionali. No, tu dicevi tutto, stai tanto a sbertucciare i bot. Intanto i bot sono sicuri. Perché molti che cosa fanno? A proposito, tu hai tirato in ballo l'intelligenza debito pubblico. No. Investono nelle criptovalute. Ah, eccolo là. È stata scoperta l'ennesima operazione truffa sul modello Ponzi. Sì, ma quello non investiva nelle criptovalute, quello faceva credere che investiva nelle criptovalute. Come si chiama? Nicolas. Ecco, non sa mai niente, non è rilevante, è rilevante la notizia. Ha investito? No, non con lui, però. Questo fa sempre parte di quel gioco. Io direttamente con Ponzio quello fa parte sempre di quel gioco. Allora ti faccio vedere che io sono ricco, mi sono arricchito facendo chissà che cosa. Prometto interessi. Prendo un po' di soldi in giro. Faccio che con quel poco di soldi metà me li metto in tasca subito e l'altra metà faccio credere che do quel rendimento che all'ultimo che entra. E poi chiaramente tutto si scatena. Però la cosa che mi stupisce, qua sono 2000 anni che si va avanti così. Funziona. Ma del resto, come crediamo alle promesse dei politici, perché non dobbiamo credere alle promesse del promotore finanziario? Di più prometti più, i guadagni più facili, esatto. E più ci credi. Perché poi sì, perché poi la gente lo sai che dice, sì, lo sa, più o meno lo sa nel suo intimo che non è possibile, no? Però dice, oh, questo ha scelto me per questo affare grande. Quello ha guadagnato il 20%, mi ci vuole mettere dentro pure a me, a sto giro sono fortunato. E tutti ci continuano a cadere. Tutti no. Vabbè. Molti, qualcuno ci continua a cadere. Vabbè. Allora, il risparmiatore previdente che cosa fa? Compra il BTP. Compra il BTP. Sta tranquillo. Gli rende il 3%, l'inflazione sta al 6%, quindi ci rimette il 3%. Meglio di così. Ci rimetteresti comunque. No, col BTP ci rimetti sicuro. Perché se ti paga il 3% e l'inflazione è al 6%, ti sei mangiato un 3%. Certo. Se tu investi con Nicolas, perdi tutto, perdi il capitale. No, però la banca, qual è il discorso? La banca ti dà un servizio, no? Per gestire il tuo denaro, la banca ti dà un servizio. Quel servizio tu lo vuoi pagare o non lo vuoi pagare? Ma la banca lo paga, però dici, quelli sono gli interessi dello Stato. Il servizio tu lo paghi, perché tu paghi le commissioni sul conto corrente, certo. Commissioni tenuta conto e quant'altro, però poi... La banca, se tu ci tieni 100 euro sul conto, non ti dà gli interessi attivi. E là sta il discorso. Ok, allora però lo Stato, come dire, fa una stima di quello che deve rendere
il BTP, no? Ma più che la stima, là quello fa parte di domanda e offerta, come tu mi insegni, economista della prima ora. Il prezzo, però. Il prezzo lo fanno, lo fa la domanda e l'offerta. Più c'è domanda... Sì, però più... allora come viene calcolato? Un tasso base più... Cioè, qual è il tasso base? L'1, quello adesso? Il tasso base... lo sai come funziona un BTP? Uno zero coupon, lo sai come funziona? Te lo spiego. Quello vale 100, quando tu te lo compri vale nominalmente 100. Vale 100. Ok, quindi alla scadenza ti ridanno 100. Dove guadagni se tu lo paghi 99? E quindi se lo paghi 99, quello c'è un rendimento dell'1%, detto proprio, fatto un conto della serva così. Quindi questo è il discorso, domanda e offerta, nel momento in cui si incontrano e c'è un prezzo del 95, di 95, quello zero coupon verrà rimborsato a 100 e c'hai un rendimento di 5. Quindi non è che ci stanno stime e quant'altro, è l'asta del debito pubblico che fa il prezzo. E però c'era la domanda, è sempre quante volte in più è rispetto alla collocazione dei titoli? Tante volte in più. Però il problema è che poi il tasso di inflazione è quello che è. I tassi di interesse che si pagano alle banche sono quello che sono. E allora... Comprate il BTP! No. Ha sempre ragione il nostro amico Giuseppe Conte, che ha dai... Saluto Romano e Giuseppe Conte! 110%, reddito di cittadinanza, cioè tutto... Ma il saluto Romano si fa con la destra o con la sinistra? Ho sbagliato. Con la destra. Con la destra, giustamente. Saluto Romano e Giuseppe Conte. Allora, siamo dei lunghi, che altro dovevamo parlare? Allora, mi hai fatto parlare dei BTP. Allora, a proposito, no, vabbè, le truffe abbiamo detto, è uscito questo nuovo cellulare che integra l'intelligenza artificiale. Va bene, non ci interessa, l'auto magico. Dai. Chiudiamo dicendo questo, a Milano, dove pure i prezzi delle case sono schizzati in alto. Vabbè, quelli del centro, oppure ci quelli... Ci vogliono 3.000 euro al mese per avere un sì, al mese. Di 160.000 euro, perché a Milano ci compri un monolocale. Quindi 3.000 euro a metro quadro? No, devi dire? Avere un reddito per poterti permettere un mutuo da 160.000 euro, con il quale a Milano ci compri un box o poco più, ci compri un monolocale. Ma noi che ce ne frega? No, come avrebbe detto Maccio Capatonda. No. Per tornare indietro a tutto questo, qual è? Torna in auge il cash, anche nell'opulenta Milano, cioè si preferisce... Il cash. Per comprare le case. Ma va bene, ci vediamo settimana prossima. Diciamo, sarà dedicata interamente o quasi alle elezioni regionali in Abruzzo e cominceremo a intervistare i candidati della provincia dell'Abruzzo. Tutti quelli che abbiamo raggiunto e che ci hanno dato la loro disponibilità a cazzeggiare con noi. Perché sì, una chiacchierata, non esatto. È certamente niente di... Esatto. Con chi cominciamo martedì? Lo possiamo dire? Abbiamo invitato l'attuale assessore al bilancio Mario Guaglieri. Cioè, partiamo proprio alla grande. Beh, certo, bisogna sempre partire alla grande. E poi! Va bene! Molti sono consiglieri, qualcuno è consigliere uscente, qualcuno è... Anela a diventarlo, qualcuno si ripresenta, qualcuno ha già il nostro voto in tasca. Tutti, come al solito, noi votiamo tutti. Ci sentiamo settimana prossima. Ciao. Me gusta mucho la par condicio, voglio un inciucio con un muchacho o Francio Spagna, perché se magna e dopo il ballottaggio ballottiamo la presidenza.